visto, non ha la cosa. C'è un dottore, va bene. Lei è? No, il dottore, va bene. Purtroppo mi ha detto la lontananza. Buongiorno, grazie. Oggi cambiamo argomento. Adesso la realtà è variegata, c'è il Calabria intorno. Parliamo di tutela dell'ambiente. Come sapete, con il tempo la legge ha attribuito alle procure distrettuali la competenza sul reato di traffico illecito di rifiuti, riconoscendo con questo da un lato la gravità del fenomeno, dall'altro prendendo atto che spesso e volentieri esso è una delle manifestazioni solo apparentemente meno pericolose della criminalità organizzata. Questo spiega perché, ripeto, da un po' di tempo la DDA di Reggio si occupa di questi reati anche fuori dalla città di Reggio Calabria, dove già ovviamente operava prima. Oggi i giornali riportano la chiusura delle indagini preliminari guardanti in indagine del terrazzamento, che voi ben conoscete. Nel corso quest'estate abbiamo eseguito in piena collaborazione peraltro con la cura di Logri, ringrazio sempre i colleghi sia della procura di Palmi sia della procura di Logri per la collaborazione che ci danno sia nella fase delle indagini preliminari sia nei dibattimenti, e oggi i carabinieri hanno eseguito un provvedimento del CIS su richiesta della collega della DDA Sara Ombra, che ha per oggetto la discarica di Casignana. Ora gli ufficiali dei carabinieri, che io ringrazio sia la comandante provinciale, i suoi collaboratori, sia gli ufficiali del NOR che sono presenti, che sono gli esperti e quindi illustreranno nel dettaglio le risultanze delle indagini. Io aggiungo soltanto che vi è una CIPA, accogliendo la richiesta della procura, ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti del sindaco di Casignana, del fratello che è il responsabile, Crino Pietro Armando, il sindaco, poi Crino Antonio Giovanni, il responsabile tecnico della società ZM che gestiva questa discarica. Di la fronte Massimo, che è l'architetto del comune, e dell'altro socio della società Zocco di Giuseppe Savelli. È stato predisposto una misura, diciamo, meno grave, l'obbligo di dimora nei confronti di Cavalli di Stella. Ci sono poi alcuni indagati nei cui confronti c'è stato fissato un interrogatorio da parte del pubblico ministero. Credo di avere poco da aggiungere, se non ringraziare ancora una volta l'Arma dei Carabinieri nelle sue varie specializzazioni, nelle sue varie articolazioni, per la completezza, oltre che l'attenzione, la precisione, la completezza dell'azione di contrasto a tutte le varie forme della criminalità organizzate e non nella provincia di Reggio. Comandante provinciale. Grazie, signor Procuratore, buongiorno a tutti. Questa mattina, come è stato già detto, abbiamo dato esecuzione a questi provvedimenti emessi dal GIP di Reggio Calabria e l'attività questa volta è stata portata avanti dal gruppo operativo ecologico di Reggio Calabria e dal gruppo tutela ambiente di Napoli. Qui abbiamo il comandante del gruppo di Napoli, il comandante Donato Capurano, che ringrazio per le attività che ha svolto e per l'intesa, la sinergia con la quale abbiamo lavorato con i nostri comandi. L'esecuzione di questa mattina, oltre ai provvedimenti personali e reali, ha riguardato anche il sequestro, quindi, della discarica di Casignana e dei beni aziendali della società che gestisce la discarica.
voglio soffermarmi solo su questo aspetto per dire che per accordi presi con il giudice e con la procura l'amministratore nominato continuerà nelle attività di raccolta dei rifiuti nella mobile, quindi la discarica di Casignana continuerà nel suo esercizio, quindi non ci saranno soste nella raccolta dei rifiuti. L'amministratore è un funzionario dell'ufficio del commissariato, quindi ha proprio la competenza specifica a livello regionale. Poi sopra un aspetto importante che poteva avere delle implicazioni sulla sanità pubblica che è stato quindi risolto in questo modo. Il valore complessivo è di circa 10 milioni di euro per la discarica, poi i colleghi del numero di voce spiegheranno perché si arriva a questa quantificazione, e di circa 3 milioni per quanto riguarda i beni aziendali della società. Sono state svolte anche delle perquisizioni, per cui è tutto oggi al vaglio dei colleghi del NOE e della compagnia di Bianco, che hanno operato sia nella fase investigativa sia nella fase esecutiva. Adesso lascio la parola ai colleghi del NOE, che possono spiegare come si svolge l'indagine. Sì, da un punto lei chiaramente come noi lo sosteniamo da un punto di vista ambientale. L'attività del forte svolta dal NOE di Reggio Calabria si è articolata in un arco di tempo abbastanza breve, anche perché sulla discarica di Casignana vi erano state già in passato una serie di accertamenti sia da parte dell'ARPA Calabria sia da parte del NOE, però per situazioni ovviamente meno gravi di quelle successivamente accertate poi dai sopralluoghi delle attività tecniche svolte in un arco di tempo di circa 6 mesi. Cosa è stato accertato sulla discarica di Casignana? Mettiamo innanzitutto, per far pensare anche la popolazione, che la discarica di Casignana attualmente è una discarica anche sia per conformazione del terreno, sia per quanto riguarda la l'ubicazione, assolutamente sicura sotto certi aspetti. Quello che abbiamo accertato con i nomi di Reggio Calabria è stata principalmente la gestione, che non è stata assolutamente corretta sia nella fase dell'abbancamento di rifiuti, del conferimento, sia nella fase dello smaltimento di quello che costituisce da un punto di vista ambientale il rifiuto più pericoloso, e cioè lo smaltimento del percolato, che da un punto di vista ovviamente dell'inquinamento costituisce il principale pericolo sia per l'inquinamento delle valli acquifere sia per l'inquinamento del tratto costiero, dove poi abbiamo accertato che effettivamente veniva sversato. Ovviamente ci siamo fatti anche per queste attività tecniche, in fase di videosorveglianza, in fase di intercettazione, che hanno evidenziato il coinvolgimento del personaggio oggi arrestato e una consolidata attività di gestione illecita dei rifiuti all'interno della discarica, che il collega poi approfondirà in dettaglio. Buongiorno a tutti. L'indagine diciamo nasce da alcuni controlli fatti in passato sulla discarica che poi sono stati rielaborati, e nasce come attività con la via di Reggio Calabria nel giugno del 2006, è stata conclusa il prospetto investigativo nel mese di agosto settembre di quest'anno. Come stamattina abbiamo notificato appunto questo di misure emesse dal GIP di Reggio Calabria nei confronti di 5 persone nei suoi proprietari, 4 alle direzioni generali, tra cui il sindaco di Casignana e uno dell'obbligo di dimora. In più sono state notificate nello stesso contesto degli avvisi di garanzia, tra cui anche il sindaco di Gioiosa Ionica e il responsabile tecnico della Leonia, a cui sono stati contestati dei fatti specifici e episodici non organizzati come gli altri arrestati. E appunto l'operazione prevede anche il sequestro della discarica consortile e il sequestro della ditta ZM che si occupa della gestione della discarica sul posto. Nato nella nostra indagine anche dal porto allarme sociale che voi già conoscete, che si è creato
per la discarica, le indagini ci hanno permesso di accertare sia con intercettazioni telefoniche, sia cioè, con intercettazioni ambientali che con video riprese fatte sulla discarica, in questa lastrina per vedere l'illecito smaltimento da dove arriva. Su in alto, ecco, vedete sulla sinistra sono delle aree a banco e c'è una prima fuoriuscita di percolato, diciamo questa qua casuale, che viene soltanto perché non è impermeabilizzata per bene sul lato sinistro. Dopodiché quelle aree sopra, dove sono quelle frecce di sopra, e l'altra area da banco sprovvista di geomembrana che va a seguire fino alla freccia gialla e lì va con sempre con una dispersione di percolato accidentale nel pallone Rambotta. Quella che vedete dove ci sono le frecce blu, che problema è che è Rambotta, che vedete è giù, è blu e rosse, da lì c'è un casotto dove venivano azionate delle pompe e veniva dolosamente sversato il percolato nel pallone Rambotta. Cioè, venivano collegate con delle pompe che buttavano di digerito, cioè prendono dalle cisterne anziché smaltirle con i bottini, li buttavano nel pallone Rambotta. Tengo a precisare che una parte veniva smaltita direttamente con i bottini, una minima parte, e la maggior parte veniva buttata così direttamente con le pompe nel pallone. E andiamo avanti. E qua c'è qualche immagine appunto di foto fatta all'interno della rete di discarica, dove vediamo sopra quella specie di schiuma, non è la schiuma, è proprio il percolato che ribolle. Sulla destra abbiamo il percolato, laghi di percolato all'interno della discarica, e quello è lo scolo naturale che poi va a finire, diciamo, la dispersione dal muro naturale perché non c'è impermeabilizzazione, non c'è membrana, e poi lo scolo, la canaletta artificiale che veniva portava con lo scolo naturale fuori dalla discarica. Questa è la foce, diciamo, del Rambotta, cioè dove arriva Rambotta, e questi sono i sopralluoghi che abbiamo fatto dove il percolato è arrivato fino nel passato è arrivato fino alla spiaggia praticamente, con precipitazioni copiose che hanno aumentato il volume del percolato. Il percolato è arrivato fino a quel livello là. E poi ovviamente da lì filtrato per il mare, diciamo, come vedete un passo. Ecco, questa è la simulazione che abbiamo fatto dalla discarica con tutto il percorso del percolato fino a, diciamo, alla foce del Rambotta, diciamo. È una simulazione, sì, questa è una simulazione, un'immagine reale, giusto per capire il percolato. Questa azione illustra la ZM, le attività che fa la ZM una volta al sequestro, alla gestione della discarica. L'esame si occupa della raccolta di RSU per questi comuni che vede appunto Gesaione, Mantova, Santilare, Corrione, Africo e Brancaleone. Ci tengo a precisare che appunto, come ha precisato già il comandante provinciale, che la raccolta non viene interrotta perché stiamo facendo in modo che comunque questi comuni non restano sprovvisti di mezzi per c'è un curatore nominato dal GIP e quindi si occuperà appunto di evitare l'interruzione del servizio. E restanti, da sinistra il sindaco di Casignana, il fratello Rino Antonio Giovanni che è il direttore tecnico della discarica per conto della ZM, sotto c'è Zoccoli Giuseppe Saverio che è il socio però gestore di fatto della ZM, Tarviti un operaio che insomma collaborava nello spostamento del materiale percolato, e la fronte è anche un architetto che si occupa della gestione della discarica anche all'esterno, però che anche lui ha fatto delle notative dove era sversamento del percolato. Sì. Come ho già detto poco fa, sono state anche notificate delle visite di garanzia per delle condotte singole. Le condotte singole che riguardano l'Eonia, cioè l'Eonia e altri episodi, che riguardano anche il comune di Rocella, infatti c'è anche una visita di garanzia che è notificata dal comune di Rocella, riguardano dei conferimenti di discarica non autorizzati. Esattamente, cioè, accordi sotto banco per conferire degli RSU in discarica che non sono stati autorizzati dall'ufficio del commissario. All'interno dell'area di discarica, poi potrete vedere anche con un successivo filmato che verrà proiettato, all'interno dell'area di discarica avviene un po' di tutto, oltre allo sversamento del percolato, a causa
Vogliamo spiegare qual è il vantaggio economico? Sì, il vantaggio economico ovviamente è il risparmio sullo smaltimento del perforato, oltre che il risparmio sull'utilizzo della geomembrana che costa per impermeabilizzare tutta l'area di discarica. Quindi insomma. Vediamo anche un'idea di cosa significherebbe smaltire questo percolato secondo le norme. Allora, ha parlato di bottini invece che bottini sono appunto queste cisterne che vengono a prendere il percolato dalle scale, smaltire l'unico diciamo in zona è quello più vicino, in questo caso lo smaltiscono presso la gamba di Gia Paolo, però quello è diciamo, il percorso normale che viene fatto. Ovviamente il rapporto ecco, si può quantificare 1 a 10 all'incirca, però perché comunque il flusso è continuo giornaliero, specialmente nei giorni di abbondante pioggia, dove per qua aumenta le pompe tutti i giorni vengono attivate per buttare il percolato. Scusi, quanto costa per esempio un litro di percolato da smaltire? Per avere un'idea? Ho 100 litri. Le tariffe vengono applicate in funzione anche perché vengono fatti i contratti sono pochi, diciamo che in linea massima costituiscono quasi un monopolio, sono pochissime le aziende che effettivamente sono in condizione di poter correttamente smaltire il percolato, perché il percolato va comunque in impianti di depurazione prima di essere dove subiscono dei processi del ciclo di lavorazione delle acque per poterli poi correttamente smaltire nei depuratori che sono autorizzati. Normalmente sono pochissimi e quindi le tariffe variano da un 70 euro a un euro o oltre a seconda della zona, chiaramente a seconda della distanza dalla discarica in funzione del posto dell'azienda che riesce a depurare correttamente, quindi ovviamente qui ha un prezzo, se deve venire ovviamente da un'altra regione come capita spesso, perché la IAM serve anche regioni come la Campania dove non ci sono impianti di depurazione, ovviamente il prezzo comincia a salire ed è in funzione dei contratti che vengono fatti, ovviamente c'è un prezzo minimo e un prezzo massimo, ma il range dal quale si va è da 70 euro in su a tonnellata, perché è un rifiuto speciale pericoloso i cui costi sono notevolmente incidono notevolmente ovviamente sulla gestione della discarica, ovviamente lì è ovviamente la convenienza maggiore nel smaltire a mare piuttosto che smaltirlo correttamente, chiaramente abbattendo i costi fanno i profitti e anche in funzione di quello che è stato dato un valore approssimativo alla discarica di 12 milioni, perché ovviamente i comuni conferendo i propri rifiuti presso il comune di Casignana sono tenuti per legge, in base al testo unico legge ambientale 152 del 2006 e successive modifiche intervenute, a ristorare da un punto di vista ambientale il comune dove esiste la discarica e che provvede allo smaltimento. Ovviamente più si conferisce più ci si guadagna. In questo contesto si inserisce anche l'avviso di garanzia dato all'amministratore della Leonia. Sì, della Leonia, a proposito della Leonia, il chiarimento, sì. La tipologia dei conferimenti RSU. È capitato, abbiamo stato accertato nel corso delle indagini che la Leonia non da un punto di vista del quantitativi accumulati in un arco di periodo abbastanza limitato non ce la faceva a smaltire all'interno della discarica di San Butello, per cui conferiva in quella di Casignana, dove essendoci un accordo consortile, cioè ogni discarica consortile consente solo ai comuni di una determinata fascia che sono in accordo di poter conferirli, quindi conferiva in un periodo in cui non c'era vigilanza sotto il banco, insomma alla fine insomma, riusciva a smaltire un determinato quantitativo di camion invece che portare a San Domenico senza pagare, sono accordi diretti. Scusi, è l'avvocato Mario Mazza, il sindaco di Giorgio Stirizzo, sono certamente che non abbiamo fatto, sono comunque non abbiamo completato quella.
indagati, c'è soltanto accertato. Scusi, procuratore, io avevo fatto un'altra domanda. No, non ho pagato nulla. È stata fatta a titolo di cortesia, quindi diciamo una cortesia sotto banco non autorizzata, però diciamo uno scambio di favore. Chi gestiva la discarica, la Leonia non li conosciamo, noi abbiamo accertato solo il reato ambientale, poi chiaramente abbiamo visto che questi camion sono entrati all'interno della discarica di Casignano, abbiamo conferito RSU, attenzione. Un favore da quanti chilogrammi? Erano quattro camion ogni autocompattatore può contenere un'ottantina di tonnellate, quindi fate poi conti. Faccio al giorno. Sì, però il fatto strano è che molti comuni non riuscivano a riversare e invece a questo si facevano i favori. Un compattatore da quant'era il complemento al giorno e per quanto tempo? È stato per un breve periodo una misura di almeno 4 compattatori al giorno. Ogni compattatore se era di grosse dimensioni, io non ricordo l'immagine. Era di normale dimensione. Siamo intorno ai 70-80 tonnellate, non contenevano un compattatore, insomma. Tonnellate per un quintale. Per una settimana abbiamo detto. Sì, circa una settimana durava questa cosa. Cioè noi in realtà la Leone aveva l'autorizzazione a portarne 4 al giorno, quelle autorizzate. Di fatto con questo accordo sotto banco, giocando con gli orari, anziché 4 hanno raddoppiato, ne hanno portati 8. Okay. Cioè questo è stato con un gioco fatto con gli orari, all'accesso, smarcavano con 4 smarcati, hanno praticamente anziché 4 hanno raddoppiato, ne hanno portati 8. Ovviamente con l'accordo fatto di 8. Avete quantificato il danno ambientale? No, ancora no. Sono gli altri cercati che stanno facendo. Va bene, sul filmato poi potete vedere anche prendere il filmato che appunto nell'area della banca viene dal passo dei mari perché non era recettato, l'incendio di rifiuti allo sversamento che avete notato diretto abbastanza ingente per un periodo abbastanza lungo, una discarica normale che dove conferivano qualsiasi tipo di rifiuto ma che veniva utilizzata anche in modo scorretto. Era scorretta la gestione perché il dato più grave è mancato accorgimento per il trattamento del percolato, che significa che quello che poi è la parte peggiore, quello che residua di tutti i rifiuti, è anche considerato un rifiuto speciale pericoloso, finiva in un ballone e poi da lì a mare. Naturalmente lo scopo era economico, cioè risparmiare costi non insignificanti per un corretto trattamento di questo percolato, c'è addirittura una serie di riprese televisive per cui si vede che gli attuali indagati, almeno alcuni di loro, gli altri riteniamo che abbiano dato gli ordini, di aprire le pompe per poter sversare lungo il vallone e poi fino a mare questo percolato. Questo è il dato più grave insieme alla mancanza di una, in alcuni tratti della discarica, della membrana che doveva appunto impedire che questo percolato penetrasse nel terreno. Per altro verso tengo a sottolineare da un lato che l'attenzione dei carabinieri del Nord del Comando Provinciale ha verificato in tempi abbastanza brevi, invece durate pochi mesi, il fatto certamente lesivo per la tutela dell'ambiente. Che da un altro lato ancora, questa, la legge ha affidato alle procure distrettuali, alle DDA, le indagini su questi due reati proprio perché ritenuti particolarmente gravi per la collettività e perché nascondono spesso interessi mafiosi che in questo caso non sono emersi. Terza cosa, abbiamo chiesto e il GIP ha disposto l'affidamento della discarica a un funzionario del commissariato per l'emergenza in modo che sia assicurato il suo funzionamento naturalmente nel rispetto delle regole, ci sono già gli stanziamenti e i lavori in corso, ed evitare quindi di interrompere sia pure per pochi giorni la raccolta dei rifiuti nei vari comuni che la discarica serve. Credo che siano questi i dati essenziali. Accordi di sottobanco che vedrebbero coinvolta anche la Leonia? La Leonia è una situazione assolutamente diversa. Noi, le misure sono state adottate nei confronti dei responsabili della discarica.
perché sono quelli che avevano un grosso vantaggio anche economico da questo illecito traffico e quelli che, su cui competeva l'obbligo di un trattamento regolare. E uno dei dirigenti della Leonia, così come anche altre persone responsabili del settore rifiuti di altri comuni della provincia, hanno raggiunto accordi in momenti di particolare difficoltà per il conferimento dei rifiuti, picchi stagionali d'estate per esempio, eccetera, per conferire al di là dei quantitativi senza la necessaria autorizzazione degli uffici del commissariato per l'emergenza rifiuti. Si tratta di un reato diverso e molto meno grave di quello contestato a Trinò e agli altri che sono nei cui confronti il CIP ha disposto le misure degli arresti domiciliari. Le indagini continuano, però ripeto, si tratta di fatti limitati nel tempo e in cui sembra anche dalle intercettazioni che prevalga la necessità di risolvere, come dire, il problema rifiuti lungo le strade piuttosto che un calcolo economico. Grazie. Operazione Black Garden. Alle prime ore di oggi, 24 novembre 2011, nei comuni di Bianco, Roccella Ionica, Gioiosa Ionica, Siderno, Casignana, Benestare, Bovalino e Reggio Calabria, 40 carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria e del Nucleo Operativo Ecologico hanno eseguito 5 misure cautelari personali, di cui 4 agli arresti domiciliari, nei confronti di Crinò Antonio Giovanni, classe 1959, responsabile tecnico della ditta ZMSAS di Bianco, Reggio Calabria. Crinò Pietro Armando, classe 1949, sindaco del comune di Casignana. Lafronte Massimo, classe 1970, architetto. Zoccoli Giuseppe Saverio, classe 1956, socio dell'impresa ZMSAS di Bianco, Reggio Calabria. Ed una all'obbligo di dimora nei confronti di Tallariti Stefano, classe 1971. Nel medesimo contesto sono state eseguite 2 misure cautelari reali. Una relativa al sequestro della discarica consortile di Casignana, del valore stimato di circa 10 milioni di euro, che è al servizio dei comuni della Bassa Locride. Una relativa al sequestro della società ZMSAS del valore stimato di circa 3 milioni di euro, che con i suoi 46 mezzi, oltre a gestire la predetta discarica, si occupa del servizio di raccolta degli RSU, dei rifiuti solidi urbani, per i comuni della Costa Ionica Regina di Africo, Ardore, Brancaleone, Gioiosa Ionica e Sant'Ilario dello Ionio, nonché titolare di altri appalti pubblici e privati nel campo della raccolta dei rifiuti ingombranti. Sono stati notificati 4 avvisi di garanzia, tra cui al sindaco di Gioiosa Ionica, Mazza Mario, classe 56, ed uno al direttore tecnico della Leonia S.P.A., Stiliti Giorgio, classe 69, che si occupa della raccolta dei rifiuti a Reggio Calabria. La misura emessa dal GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria su richiesta locale della locale Procura della Repubblica DDA scaturisce dalle indagini condotte dal NOE, che hanno consentito di accertare a carico degli indagati in concorso tra loro e a vario titolo responsabilità in ordine al reato di traffico illecito di rifiuti, di cui all'articolo 260 decreto legge numero 156 2006, in quanto al fine di conseguire un ingiusto profitto consistente nel risparmio di denaro dovuto per un corretto smaltimento del percolato, per la ricopertura e la compattazione giornaliera dei rifiuti, nonché per le opere necessarie per una corretta manutenzione della discarica, mettevano in atto le seguenti operazioni illecite. Abbancavano i rifiuti solidi urbani in aree delle discariche consortile non autorizzate senza previo isolamento dal terreno con apposita geomembrana. Sversavano il percolato prodotto dagli RSU nel vallone Rambotta. Abbancavano rifiuti in quantità eccedente ai limiti autorizzati. Omettevano di provvedere alla copertura e compattazione giornaliera dei rifiuti,
consentivano il conferimento di rifiuti anche pericolosi non ammissibili in discarica, consentivano il conferimento di rifiuti a soggetti non autorizzati, in tutto allestendo mezzi e attività continuative ed organizzate per la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, potuti quantificare solo in parte. Le indagini condotte dai carabinieri hanno permesso di accertare una illegalità diffusa nella gestione della discarica di Casignana, nello specifico anche con l'utilizzo di videoriprese, intercettazioni telefoniche ed ambientali, sono state accertate, oltre alle condotte sopra riportate, incendi dolosi di rifiuti all'interno delle aree di abbanco, posti in atto dagli stessi operai ed a causa dell'assenza di idonea recinzione, il pascolo di bovini ed ovini all'interno della stessa discarica ed in aree contaminate da percolato. Si è altresì accertato che con accordi sottobanco e con la compiacenza ora del sindaco di Casignana, ora del responsabile della ZM, sono entrati in discarica RSU non autorizzati dall'ufficio del commissario per l'emergenza ambientale in Calabria. La discarica sequestrata è stata affidata in custodia all'ufficio del commissario, che ne dovrà curare, previa l'eliminazione delle carenze di impermeabilizzazione, la successiva gestione, mentre la ZM è stata affidata a un curatore nominato dall'ufficio del GIP.